Piani e Regione, opportunità e prospettive. Se ne è discusso presso la Casa del Cittadino ad Angri con gli assessori regionali Chiara Marciani e Serena Angioli, la prima delegata alla formazione e alle pari opportunità, la seconda ai fondi europei e alle politiche giovanili. Accanto ai due assessori regionali anche il sindaco Cosimo Ferroioli, l'assessore alle politiche sociali Pasquale Russo e la consigliera comunale Maria Daniello. È importante oggi ed è bello che qui a Angri ci siano anche rappresentanti dei comuni dell'agro, di tutto il territorio, e l'abbiamo visto appunto, si faceva riferimento prima ai casi che ci sono stati recentemente, quindi fare rete credo sia fondamentale, non solo tra i vari comuni ma con gli operatori che sono quotidianamente impegnati, quindi questo non solo come pari opportunità direi, ma anche per la formazione che seguo, gli interventi che dobbiamo fare affinché siano realmente efficaci, hanno bisogno della rete, avere la rete è un requisito importante che ci aiuta. Qui ad Angri oggi per presentare anche qualche progetto in particolare rivolto ai giovani. Ad Angri l'occasione ci è stata data perché il sindaco e gli assessori che ci sono venuti a trovare hanno manifestato interesse nelle iniziative della regione e noi che abbiamo chiesto, trattandosi comuni non così grandi, anche abbiamo dato la nostra disponibilità, ma abbiamo chiesto anche che ci sia una compartecipazione di altre realtà locali, per cui per noi diventa interessante avere un dibattito e presentare le opportunità che la regione metterà in campo ad una realtà che deve iniziare a muoversi in modo un pochettino più organizzato e non guardare solo al limite del confine amministrativo, ma a guardare le opportunità che il territorio offre e che non trovano un limite nel confine amministrativo, i monumenti, i beni culturali, i paesaggistici, le attività sfruttare le risorse che ci sono sul territorio, senza più guardare i limiti, ma guardare le opportunità e cercare di fare un percorso insieme che permette ai giovani e anche meno giovani di poter avere delle opportunità occupazionali e mettersi in campo.